Ciao ragazze e benvenute in questo nuovo video ed è un nuovo video vuoto alla spesa. Ho pensato di registrarvelo in modo un po' diverso. Fatemi sapere se vi piace di più registrato in questo modo o come facevo prima dove vi facevo vedere io le singole cose. A me piacciono entrambe le versioni, però accetto consigli e critiche costruttive che fanno sempre bene. E quindi io vi lascio al video e dove vi mostro tutto quello che abbiamo comprato. Eccoci qua, allora di verdura ho preso le zucchine verdi, una melanzana, l'insalata, lattughino, poi ho preso i porri, le banane, patate, sia quelle rosse che ci faccio il tortino tipo arrosti, sia quelle normali, poi ho preso la cipolla dorata e due pezzi di zucca perché vorrei fare il flan alla zucca. E quindi questa è un po' la parte di verdura. Per quanto riguarda invece il reparto frigo, quindi anche carne, formaggi, freezer, ho preso questi qua che sono una novità, che sono bocconcini di astice che vorrei provare con voi in un video novità del supermercato. Poi ho preso il burro senza lattosio, due mini brie. Che questi qua sono buonissimi, a me piacciono tantissimo perché sono davvero, è davvero super cremoso. Poi ho preso questo formaggio Fontal che uso da mettere anche nelle minestrone. Poi ho preso la mia cacciottina senza lattosio, che ormai vedete in tutti i miei video, vuota la spesa, e il lievito perché vorrei fare la pizza e quindi ho comprato il lievito. Poi abbiamo preso di carne i filetti di pollo, i mini filetti di pollo che uso per farli così, oppure scaloppine sia al limone che ai funghi, che ci piacciono sempre molto. Carne macinata di pollo, carne macinata di tacchino, questo se non mi sbaglio, sì. E poi era in offerta al 50% perché scade tra oggi e domani, io le congelerò e quindi ho preso anche le bistecche di coppa. Poi Matteo ha preso due arrosti di pollo alle erbe e io ho preso la ricotta di Santa Lucia perché mi serve appunto per fare il flan alla zucca, ma anche quello al parmigiano che voglio fare. Ho deciso di provare questo sugo al parmigiano reggiano fresco di rana e infine i woody, il pacco da tre. Così questi li mangiamo quando appunto siamo di fretta, ogni tanto li facciamo. Poi ho preso tre scatolette di tonno e fagioli che appunto voglio usare anche da mettere nell'insalata, questo qua. Poi ho preso le olive denocciolate, sempre da mettere nell'insalata, maionese, omogenizzati al prosciutto che uso da mettere nella minestrina, sono già pronta praticamente per l'eli. Poi ho preso orzo e farro perché tra i miei regali di compleanno avete visto che mi hanno regalato l'Instant Pot e quindi ho deciso di provare subito a cuocerci questi. Poi ho preso, perché voglio farvi video appunto degli assaggi, le tigelle, però dovete sapere che sarò molto molto critica rispetto alle tigelle perché mia suocera è tipo super bravissima a fare le tigelle, quindi noi le mangiamo spesso e le fa lei e sono meravigliose. Però proviamo questa, anche noi non ci mettiamo ovviamente lo strutto ma ci mettiamo l'olio, però sono una novità e quindi voglio provarle con voi nel video delle novità. E poi le mie solite patatine che sono queste qua di Amica Chips, il Dorada tradizionale. Poi ho preso, sempre per il video principalmente degli assaggi, no questi no perché sono le Kinder Cats e non sono novità ma sono super buone quindi le ho ricomprate. Poi ho trovato questi qua che sono i mini cookies dell'Oro Choc, gli intrecci della Mulino Bianco che io non li avevo ancora mai visti con le goccine di cioccolato e poi ho preso i kinderini, questo c'è scritto nuovo e infine questo qua che è una novità che sono i dolci farciti e che proveremo appunto a fare insieme in quel video e ho preso anche le gocce di cioccolato perché ci vanno messe all'interno. E quindi questa è tutta la parte dolciumi. Per quanto riguarda le bevande, abbiamo preso l'acqua, pacchi di acqua, che usiamo anche la caraffa però, per comodità anche per il latte dell'Eli, visto che noi la nostra acqua c'è un po' tanto calcare, preferiamo usare l'acqua in bottiglia.
E poi abbiamo preso due bottiglie di vino, in particolare di Pignoletto, e due confezioni di stappini, che sono il crudino, è praticamente il crudino. A me piace di più il crudino perché è un po' meno amaro, un po' più dolce, e quindi io bevo questi qua, che sono appunto mini bottigliettine di vetro, che stavo cercando anche idee su come poterle riutilizzare, perché sono davvero carine come piccole bottigliette. Infine, nella categoria random, ho preso i cookie. Questi vanno bene sia per andare in forno, perché bisogna sempre leggere che possano andarci in forno, e stessa cosa che per congelarli. E i vassoi, questi qua di carta, che appunto volevo provare a fare o tipo i tortelli o le tagliatelle così, e quindi ho preso i vassoi dove stenderle sopra. Poi ho preso due confezioni di brillantante, questo è al limone, un deodorante, questo qua di Mantovani Invisibile, che piace particolarmente a Matteo, e infine ho preso questi qua, che sono 4-7-5 panni in microfibra per le varie superfici, e quello dove c'è scritto mobili per la TV lo userò per pulire il tappetone dell'Eli che abbiamo comprato, e comunque sono appunto per spolverare cucina e bagno, vetri e specchi, acciaio inox e cromature, e mobile appunto della TV, che è il motivo per cui ho preso il set. E niente, quindi ragazze, questa era la nostra spesa per questa settimana o qualche giorno in più, e in più ci sono tutte le novità che ho trovato, scovato, al supermercato da poi mostrarvi in quel video, che sarà un video un po' diverso dal solito video assaggi che ho visto io su YouTube. L'ho ripensato un po' in questo modo, fatevi sapere se può essere un'idea carina, e quindi vi aspetto anche in quel video che sarà tra i prossimi che usciranno. Io spero che intanto che questo video vi possa essere utile e vi sia piaciuto, e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao ragazze!